Buonasera cari telespettatori. Questa sera siamo in compagnia del colonnello Andrea Mercatilli, colonnello comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caserta. Buonasera colonnello, come Buona, sta? Buonasera, bene, grazie. Buonasera a tutti i vostri telespettatori. Mi fa piacere che lei abbia aderito uh, al mio invito e da tanto che gliel'avevo fatto e siamo un po' in ritardo ma è colpa sua naturalmente perché è, difficil ecco, sì, è difficilissimo <coughs> inserirsi nella sua agenda lavorativa ma io la perdono, noi la perdoniamo perché eh, le sue azioni le sue eh, diciamo, eh, inchiese, inchieste operazioni eh, sono tutte di successo e queste sono dobbiamo dire la verità, sempre a beneficio dei cittadini. Il 2018 è stato un anno, dobbiamo dire, di successo. E tanti, diciamo, tante le cose che noi andremo a esporre ai nostri telespettatori. Ha ricevuto anche la visita del signor generale eh, della Guardia di Finanza regionale, no? Pomponi, che l'ha omaggiata, le ha riconosciuto. No, io ho omaggiato lui, <ride> che mi ha fatto visita. Eh, eh, ha, eh, ha riconosciuto, ha riconosciuto gli insomma che stiamo compiendo già da tempo con le risorse a disposizione per far fronte ai numerosi impegni e fronti di attività. Eh, colonnello eh, all'inizio dell'anno si è avuto eh, diciamo un, non un rivolgimento ma un'organizzazione particolare della Guardia di Finanza si è costituito il gruppo della Guardia di Finanza di Caserta il gruppo di Aversa gruppo, leggo per non eh, saltare qualche cosa, nel gruppo di Caserta è stato istituito eh, diciamo una nuova organizzazione perché dal gruppo di Caserta dipendono le compagnie di Caserta Capua, Piedimonte e Matteisi e Sessa Urunca, giusto così? Diciamo che Piedimonte e Sessa Urunca sono due tenenze. La, la novità da un punto di vista organizzativo è duplice. Uno, eh, la prima è stata il passaggio della tenenza di Sessa Urunca dalla dipendenza dal gruppo di Aversa a quella di Caserta. Eh, e l'altra è stata l'aver costituito il gruppo di caserta, cioè un comando intermedio tra il comando provinciale e i reparti operativi, che coordina le operazioni di questi reparti che lei ha citato. Quella invece la, il gruppo di Aversa, sì. dal gruppo di Aversa dipendono le compagnie di Mondragone, Mar Marcianise, neo istituita quella di Aversa sì. e il pronto intervento che sarebbe il il Baschi Verdi, di i Aversa. Baschi Verdi quelli che operano sulla, a livello provinciale. Ha visto sono preparata anche su Aversa Perfetto. perché mi ha illuminato il tenente colonnello Doronzo. Michele Doronzo sì. che è stato qui con noi, l'ho intervistato e ne ho un bellissimo ricordo perché è una persona veramente. Eh, molto attenta e lui mi ha informato dunque Colonnello si dice ed è un dato certo che la crescita rallenti, il rischio di recessione eh, diciamo, aumenta sempre più, si parla di una crescita sotto l'1% per i prossimi 5 anni, il Fondo Monetario Internazionale ha dato giudizio negativo all'Italia, l'Istat dice che l'industria va a KO crolla il fatturato, insomma una tragedia, frena l'export l'export eh, sul quale noi facevamo affidamento per quella famosa ripresina degli ultimi quattro anni. Lei come vede la situazione economica eh, dell'Italia? Beh, io ho diciamo, un osservatorio molto più ristretto. Parliamo della provincia. Diciamo che è una provincia che soffre, ma soffre già da tempo, eh, anche se c'è un'imprenditoria che ormai è strutturata, che sa affrontare la crisi, eh, ha delle eccellenze che esportano in tutto il mondo, sia l'agroalimentare che anche altri settori specifici, la ricerca, è un tessuto imprenditoriale vivo, eh, naturalmente sente il momento congiunturale più ampio e sente l'affanno di una ripresa che tarda a mostrare i suoi effetti, noi lo percepiamo. Eh, ci sono diversi segnali che danno conto di questa difficoltà. Ad esempio, gli omessi versamenti delle imposte, cioè dichiarare le imposte e quindi autodenunciarsi su quanto è dovuto, ma poi non farcela a pagare il dovuto per non togliere liquidità. All'impresa che magari ha crediti che diventano inesigibili perché alcuni clienti non pagano oppure dei lavori non vanno a buon fine, le commesse vengono ritirate, è un momento di, di grossa difficoltà, soprattutto per le aziende più strutturate che naturalmente fanno grossi investimenti e questi investimenti devono essere redditizi perché se no eh, vanno in affanno finanziario. Poi c'è diciamo, anche un altro fattore che eh, diciamo, è stato stigmatizzato molto anche da, dalla Camera di Commercio, più in tutti i convegni che facciamo a sfondo economico, che è la difficoltà del credito, cioè la difficoltà di reperire risorse finanziarie dagli istituti. Che Tendono a non scommettere in più sull'impresa. Le banche, chiudono Le banche un po' chiudono, perché giustamente eh, il rischio è, è sempre più forte e quindi diciamo, l'imprenditoria che è più intraprendente e più innovativa. Soffre anche di questa mancanza di spinta finanziaria? Eh, certamente. Eh, dunque parliamo di un terremoto giudiziario che ha travolto eh, l'Interporto Sud Europa, una grande realtà, una realtà che avrebbe dovuto essere il volano della nostra economia. Speranze ci cioè, avevamo messo tutti, la, la provincia, la regione eh, Campania, doveva essere insomma, eh, diciamo, il rilancio del Sud. Così non è stato. Così non è, c'è in corso un'inchiesta, un'inchiesta della Procura di Santa Maria Capovetere con il bravissimo procuratore Maria Antonietta Troncone che io saluto con grande affetto e stima e che aspetto qui. E che e... oggi possiamo anche fare gli auguri di buon compleanno. E, di buon compleanno. e quindi <ride> lo facciamo con tutto il cuore e io la stimo particolarmente, è una persona a parte ingambissima ma di una grande sensibilità. Quindi il doppio degli auguri ecco, le facciamo. Allora eh, c'è il procuratore D'Amato che anche noi stimiamo eh, tantissimo e che anche qui aspettiamo eh, diciamo, prossimamente e poi c'è il colonnello Mercatini. Lei conosce il colonnello Mercatini che è stato bravissimo. No, poi c'è il reparto il che braccio, ha fatto le investigazioni: il braccio, il, braccio operativo, la longa manus, il braccio operativo della Guardia di Finanza di Caserta. Lei ha operato dei, eh, degli arresti, arresti eh, verticistici, dei veri. Uh, abbiamo uh, mh, due arresti domiciliari, due con obbligo di firma, sei indagati. L'accusa è, è grave di bancarotta, fallimentare concordataria, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, evasione fiscale per 130 milioni di euro. Ma come sono 130 milioni di euro? Lei li eh. ha visti? No, mai. mai. Neanche Neanche una frazione. E, dunque, Fondi nascosti uh, in Olanda e Austria e autoriciclaggio. Ecco, quindi una grossa eh, inchiesta, una grossa operazione della Guardia di Finanza eh, chiamata The Family. Ecco, le, la Guardia di Finanza ha sequestrato già 28 milioni di euro immobili e conti correnti. Una grande operazione, colonnello. Beh, eh, diciamo effettivamente... Eh, era diciamo, da tempo eh, che era sotto controllo la realtà. L'indagine è una indagine molto articolata che è stata coordinata dalla sezione... Economia della, della Procura della Repubblica di Santa Maria eh, Capovetere eh, ha utilizzato anche una preziosa consulenza fatta eh, da professionisti eh, incaricati dalla procura, noi abbiamo dato il nostro contributo. Naturalmente non posso parlare dell'indagine no, no, in no, sé eh, perché no, per carità lo dicevo: è un'indagine, per... come dire, in itinere, è un'indagine ancora eh, in molte parti sottoposta al segreto investigativo. Io vorrei, diciamo. Prendere spunto da questa attività eh, per fare un ricollegandomi al discorso sull'imprenditoria eh, diciamo della provincia, ma più in generale italiana. Eh, abbiamo detto che la sofferenza finanziaria delle aziende le spinge tante volte, però c'è un fenomeno che, patologico che noi stiamo osservando: è che tu, molte delle aziende che finiscono in procedure concorsuali. O siano queste proprio il fallimento definitivo, o anche i concordati preventivi per cercare di pagare una parte ai creditori e riprendere le attività, hanno sempre più una caratteristica, che può essere letta sotto un duplice profilo. La caratteristica è questa: che il creditore principale è sempre lo Stato. Eh, lo Stato, sotto forma dell'erario, le tasse non pagate. Ovvero oh, di opere pubbliche non realizzate come dovevano essere realizzate, pur avendo magari eh, percepito ingenti finanziamenti per fare quelle progettualità. Ora eh, è strano che quando si decida di, eh, come dire, di, eh, di prendere questa via del, del fallimento o delle procedure concorsuali sia sempre e solo lo Stato a rimetterci. Eh, questo mi fa pensare che. A volte ci sia una pianificazione di queste attività da parte dell'imprenditoria nel come dire, gettare a mare l'impresa che ormai non è più gestibile imprenditorialmente e salvaguardare magari una consorella, una correlata, un'altra impresa che deve nascere eh, per riprendere le attività. È un, una sorta come dire, di bruciare il passato e annullare tutti i conti con... Però ecco, eh, lo Stato è il creditore che spesso e volentieri ci rimette. Ci rimette perché uno, le procedure di riscossione delle imposte spesso non, sono, non, non hanno quell'incisività di prevenire questi fenomeni. E due, perché eh, diciamo, dovendo eh, rinunciare a pagare una banca, un fornitore, un operaio o lo Stato... Alla fine si cerca sempre di accumulare il debito tributario e poi trovare un modo per sopravvivere. Ecco, questa è, eh, è, è una caratteristica che ci sta venendo dal territorio e che anche con la Procura della Repubblica stiamo cercando di esaminare per prendere delle contromosse, per far sì che eh, le aziende eh, siano, eh, come dire... Eh, attenzionate nel momento giusto quando ancora si può recuperare qualcosa prima che diciamo eh, la situazione diventi irrimediabile. Eh, 130 milioni in questo caso era il debito tributario accumulato naturalmente da molte aziende per molti anni. Eh, questo fa capire che diciamo, non c'è stata l'attenzione dovuta nel rapporto con le istituzioni e con lo Stato per poter trovare una via conciliativa. Eh, non so se si può fare questa domanda. Eh, Nell'ambito della conferenza stampa, il procuratore Troncone ha detto una cosa: eh, non c'è stato il controllo, non stato, gli enti pubblici dovevano, avrebbero dovuto controllare gli atti dell'accordo transattivo si può fare questa domanda o Beh, no, questo, non diciamo, Perché è, il un, è un dettaglio è un il contratto transattivo e ehm, lo spieghiamo ai nostri telespettatori, non so se dico sì, bene, no, è, un... è il contratto un accordo stipulato dal creditore tra il creditore e il debitore si no, mettono d'accordo, no, non è, no, questo, non, è no non è così cioè il gruppo imprenditoriale adesso la, la semplifico e poi non, non voglio entrare in ulteriori dettagli ma questo è stato oggetto anche di eh, comunicato stampa. Quindi diciamo, non sto rivelando sì, niente di no, particolare. Eh, Però diciamo, questo gruppo imprenditoriale articolato che noi abbiamo, di cui ci siamo occupati soltanto di singole società del gruppo aveva mh, diciamo, uh, instaurato un rapporto di collaborazione con gli enti locali per riprendere alcune ah, ecco. progettualità che eh, diciamo, erano, avevano subito uno stallo. In questo c'erano un'assunzione di obbligazioni reciproche e la parte privata, diciamo, per la parte che diciamo, abbiamo accertato aveva garantito queste obbligazioni con delle fide usioni che erano prive di. Di, di, rilasciate da un soggetto non abilitato e prive di copertura patrimoniale. Però, diciamo, questo è un, Uno dei un particolare che si inserisce in una logica di un gruppo imprenditoriale che è molto più ampia, eh, molto più articolata, diciamo, ecco... Questo, questo deve essere no, chiaro. Mi ha colpito solo questa cosa in termini sì, diciamo esterni che, della che, conferenza stampa. Ha detto questo. Il problema, il problema, qual è allora? Il problema vero è che l'ente locale quando entra in contatto con la parte privata, sia per progettualità. Molto ampia, ma anche per un semplice appalto, deve essere messo in condizione di poter valutare attentamente non solo la solidità patrimoniale, ma anche l'aspetto di, eh, di, di eh, affidabilità del soggetto con cui entra in rapporto. E questo te non te sempre la... è immediatamente percepibile, certo. cioè eh, si tende eh, a, a decidere sulla base delle informazioni che si hanno in quel non momento. Non sono complete che comunque non sono che contenti. a volte sono un po mistificate certo, e certo. quindi diciamo non, non, si, non si percepisce immediatamente il rischio di, quelle, di quegli accordi ecco. ho capito colonnello abbiamo parlato di autoriciclaggio c'è cioè anche il sì. reato di autoriciclaggio sì. di riciclaggio e di autoriciclaggio sì. eh, è stato un bellissimo convegno alla procura di Napoli Nord non so se lei ha eh, sentito sì. sì. bellissimo um, convegno eh, l'aula li, li, Livatino il sì. famoso o giudice ucciso dalla stida e, e si diceva eh, proprio così, convegno eh, riciclaggio ed autoriciclaggio ci sono dei reati fatti così bene ma così bene che naturalmente lascia pensare che eh, dietro ci siano dei veri e propri professionisti professionisti possono essere i colletti bianchi avvocati, eh, eh, commercialisti eh, diciamo, consulenti fiscali eh, che aiutano la eh, diciamo, criminalità organizzata e un matrimonio, un matrimonio si diceva, dove ci sono due soggetti che hanno gli stessi desideri, gli stessi progetti per il futuro. Bisogna staccare questo matrimonio tra criminalità organizzata e colletti bianchi perché costituiscono questi colletti bianchi un ossigeno per la criminalità organizzata, è così? Assolutamente è così. Diciamo che è un matrimonio spesso non d'amore ma di interesse. È normale. <ride> perché diciamo la criminalità organizzata... Eh, movimenta capitali ingentissimi e naturalmente ha la capacità di assoldare i migliori professionisti che ci sono eh, diciamo, sul territorio. È un problema mh, a, a sempre più attuale perché il riciclaggio come condotta criminosa tende ad occultare i proventi di altri delitti che possono certo. essere delitti da strada, delitti anche economici. Eh, quindi si basa sulla volontà di mascherare e ripulire dei flussi finanziari in modo che poi aggiungano soldi diciamo, eh, esatto lavati come si suol dire, cioè eh, spendibili sul mercato. Ora, eh, questo si fa eh, in, diversi, in tantissimi modi, ma questi modi vengono congegnati in maniera sempre più articolata e più sofisticata, naturalmente non dal delinquente da strada né dal capoclan che ha una struttura criminale ma non certo culturale o professionale, ma da chi per mestiere... Eh, come dire, man ma Seguo manovra queste strutture, strutture societarie, strutture giuridiche, eh, procedure bancarie e quindi naturalmente senza l'ausilio di questi professionisti che conoscono bene come funzionano le i sistemi antiriciclaggio e quindi come sono, possono Evitare. eluderli. Sanno creare delle strutture fittizie societarie certo. o, o mettere dei prestanomi che filtrano e, e, e mascherano la riconducibilità di quei sanno capitali. Sanno gli scamotage. Sanno, sanno gestire. Ora, eh, quando si dice che la mafia, la camorra, la criminalità organizzata è sempre più imprenditrice, significa che ha sempre più bisogno di professionisti che gli permettano di operare sull'economia legale. E questo diciamo, ormai è acclarato, si spara sempre meno per le strade, si crea sempre meno eh, diciamo, un, un problema di ordine e sicurezza pubblica perché rispo la risposta dello Stato sarebbe immediata, eh, attirerebbe molte più attenzioni e si opera invece di retroguardia infiltrandosi nell'economia e nella pubblica amministrazione. Il nostro compito, noi proprio come missione istituzionale a Guardia di Finanza, è proprio quello di focalizzarci su questa... Uh, retroguardia criminale che alimenta e inquina i mercati legali perché diciamo uh, come dire qui ci vuole un lavoro interforze dove ognuno mette in campo le sue specialità e, e ognuno sa muoversi meglio in certi ambiti investigativi voi agite sul sommerso noi vabbè il sommerso diciamo il, eh, il sommerso eh. significa tante cose eh. significa dalla piccola impresa che opera completamente abusiva, fin anche ai flussi finanziari sommersi che muovono i capitali illeciti. Una criminalità silenziosa, attenzionate assolutamente, molto. Assolutamente, assolutamente. Assolutamente. Ed è, eh, diciamo delle volte ecco, muoversi in questi contesti criminali eh, è, è molto difficile anche dal punto dell'acquisizione delle fonti di prova, de, di, di costruire un quadro indiziario che, che, che tenga. Perché non è, diciamo, non è facile eh, il, il delitto da strada dove c'è il testimone, la ricostruzione della dinamica e il dei punti il morto fisico. Tante volte lavoriamo su una mole di carte e di una complessità anche di, eh, di controlli societari e di movimenti vero, finanziari. Ma di grandi che... difficoltà. Grazie. Che lo percepiamo, Noi lo, eh, come dire, lo percepiamo che è un che è circuito così. perverso, criminale. Delle volte abbiamo quella difficoltà di le prove, di, di, di scardinarlo sotto un profilo giudiziario. Non sempre certo. la verità giudiziaria è la verità dei fatti che si percepisce. poi. Come si nella... ovvia questo fatto con il colonnello Mercatino? No, si ovvia con i reparti che devono, vabbè, vale. devono investire certo, sulla, certo. sulla preparazione professionale degli uomini, è normale. devono avere le risorse qualificate cioè. e serve anche le risorse non solo qualitativamente ma lei, li, io so che li segue molto i suoi uomini lei Ma li ogni segue comandante molto. segue i suoi uomini prima abbiamo parlato sì. dell'indagine questa che abbiamo fatto da ultimo eh, diciamo mercatini è il comandante provinciale ma poi c'è una struttura c'è un nucleo di polizia certo, economico finanziaria che ha risorse selezionate c'ha degli ufficiali ingambissima e specializzata, sì, perché sì. io insomma più che coordinare non riuscirei a fare, detto ecco, eh, so, sono tante le cose. Un altro successo del colonnello Mercatili no, non, eh, della, diciamo, della, guardia della guardia di, di finanza, finanza perché, del gruppo della guardia eh, di finanza sì. eh, di Caserta eh, è stato a fine gennaio, ha sequestrato milioni di euro alla società, come si legge, Ewa, ah, sì. era Ewa, sì, ma diciamo, eh, questo, questo è, è importantissima è, perché sì. sono stati anche qui sequestrati eh, beni consistenti in negozi a Barcianise e San Nicola. Si trattava di eh, commercio al dettaglio di carburante sì. e quindi importantissimo. Sì, no, si trattava di reati tributari di mancato pagamento delle imposte, sempre evasione fiscale. Sempre evasione fiscale. E questa società era sfuggita nel 2008, come è stato detto, sì. alla, diciamo, a un sequestro importantissimo perché era stata assolta in corte d'appello a Napoli ma allora nel 2008 non c'era il colonnello Mercatini no non, è, quindi, non è legato alle persone sono quindi, fatti diversi vabbè, storie insomma, completamente comunque, diverse sì, lo so, allora, era stata una battuta poi, sì, in suo ma, onore uh, però perché... Più che individuare singole società o singoli contribuenti, parlando in generale dei fenomeni, in generale dei fenomeni e... eh, bisogna dire che l'imprenditore che sta sul mercato in maniera illecita, come certo. dire, perde il pelo, ma non il vizio, nel senso che periodicamente periodicamente perché lui sa lavorare così e sa sopravvivere così se fosse sul mercato in maniera lecita e attenta alle regole, forse non avrebbe successo. E quindi lui quelle armi di competitività illegale che sono... L'evasione fiscale poi che altro non è se non un finanziamento illecito, invece di pagare io mi finanzio, quindi ho una liquidità maggiore degli altri. Avere i dipendenti in nero che cos'è se non un, costo, un abbattimento di un costo di impresa? Così è per eh, le misure di sicurezza sul lavoro, così è per tutti quelli che sono gli adempimenti di legge che hanno un costo per l'imprenditore. Quindi chi decide scientemente di operare fuori da queste regole, diciamo lo fa come modus operandi che rimane eh, è difficile che poi cambi. cambi. Eh, eh, Un'altra eh, diciamo, eh, cosa diciamo, negativa che è molto accreditata eh, sono il fatto di utilizzare i crediti inesistenti per compensare i debiti tributari. è Il caso di quell'altra ehm, sequestro preventivo di 3 milioni eh, della Guardia di Finanza di Capua eh, aldesa, alla società DESA, quella che mm. si interessava. Non facciamo noi, parliamo no, dei, no. Dei, dei fenomeni. Dei non fenomen mi piace. Non mi piace parlare no, dei, vabbè, eh, delle insomma, singole indagini, perché, eh No, no, no e allora così, comunque, parliamo eh, del fenomeno. Il fenomeno, il, fenomeno questo, il fenomeno è questo. le false compensazioni, la, Cioè eh, sì, usare i crediti inesistenti per compensare i eh, diritti. Questo di, diciamo, è, è un espediente, se vogliamo, anche grossolano, ma che eh, anche qui c'è stato un affinamento criminale ne, nel corso del tempo, per cui adesso per esempio c'è un filone che stiamo attenzionando che è una cosa incredibile, cioè per, per capire persone fisiche che eh, fingono di pagare delle tasse locali, prendiamo l'Imu, al comune qualsiasi, pur non avendo nessun immobile in quel comune, quindi non dovendo pagare nulla, però fingono di pagare anche grosse cifre a quel comune con una compensazione eh, falsa, cioè dicono io ho dei crediti dello Stato. Invece di prendere questi soldi dallo Stato, ci pago le tasse comunali. Salvo poi, passato un po' di tempo dall'F24 con cui si creano questa situazione, dire al comune no, mi sono sbagliato. Era un altro comune che devo pagare, ridammi le cifre. Una fervida fantasia. La fantasia però, eh. Eh, questo è bellissimo perché lo... allora, quindi, ho pagato con un pezzo di carta e, mi... e ottengo il bonifico de... finanziario dall'ente locale. Questo perché. Ecco lì il professionista che sa come funziona. Sa che l'ente locale non è immediatamente in grado di capire se il credito erariale era eh, vero o no. E quindi, in mancanza d'accertamento, come dire, si fida del contribuente, vede formalmente che è stata eh, pagata la tassa locale e gliela restituisce. Quindi, questo è un esempio di fittizia compensazione 2.0, cioè come si evolvono le cose. Se poi queste singole cose che diciamo possono essere di decine di migliaia di euro o centinaia di migliaia di euro, sono gestite da un'associazione criminale che lo fa fare a tutta una serie di prestanomi, capiamo che muove milioni di euro. Oh, Quindi diciamo, ecco, possiamo dire in generale che questo territorio non ci fa mai eh, stare, tranquilli, sta, che... stare tranquilli. né stare tranquilli né stare. Eh, diciamo non ci fa mai stare inattivi perché Bisogna ci dobbiamo sempre... sempre pronti eh sì, la, la fantasia eh sì, è fermida sì, 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 sì. mentre mettiamo una, una toppa pezza alla... una pezza uh, se ne scoprono altre scoprono tre, tre. Vabbè. a, proposito, eh, a, proposito, per per a proposito di pezze eh, sappiamo eh, dunque il mercato del falso come si dice Roma, va a Roma fa tutta gallara e quindi è un fenomeno in costante crescita sì. il prefetto mh, bravissimo Roberto che io Salutiamo. saluto con grande affetto stima, gli voglio un sacco di bene eh, perché è un grande prefetto, eh, è una, veramente una persona, eh, diciamo, che è un prefetto coi fiocchi. Ecco, io quando dico col prefetto con fiocchi ho detto tutto. Allora, eh, qui, eh, il prefetto Ruberto ha presentato eh, in prefettura lo studio sì. del Ministero dello Sviluppo Economico e del Censis sull'aggravio eh, di, di questa mh, situazione del mercato del falso. Con il mercato del falso, eh, dal mercato del falso scaturisce tante eh, cose negative innanzitutto si impingono le casse dello Stato, le casse della criminalità organizzata, poi ci sono, si finisce col fare eh, diciamo, due città, due come ha detto il, um, come dire, il procuratore generale Riello alla inaugurazione dell'anno giudiziario, per Napoli c'è cioè, eh, una Napoli così legale una Napoli sotterranea, illegale, la Napoli è, sotterranea è illegale è, è legale, e, è quella, è legale, è legale. Però poi nella pratica commette piccole illegalità, compra le sigarette in contrabbando, eh, compra il falso. E quindi bisogna incitare soprattutto le donne, le signore a rinunciare a queste, eh, queste cose finte perché è un danno, eh, un danno. Da questo dipendono anche le aziende, i roghi si alimentano perfino con questo falso. I roghi dice che c'entrano i roghi, c'entrano perché eh, queste cose false si eh, diciamo, realizzano in aziende. A nero. Le aziende a nero sono nascoste e i materiali che diciamo, eh, risulta di, di, diciamo di scarto in qualche modo si devono nascondere. Come si nascondono? Con i roghi, con il fuoco, perché il fuoco è in modo semplice, pratico, economico, non lascia traccia e molto spesso rimane pure impunito. Quindi eh, bisogna finirla con questo comprare le cose false perché è un danno enorme. Sì. Me ne sono occupato direttamente anche nell'elaborazione dello studio in collaborazione col Mise, però eh, volevo fare delle precisazioni. Innanzitutto, il mercato del contraffatto nella provincia di Caserta è ben differente da quella di Napoli. Eh, Napoli c'è una tradizione anche di produzione del, del contraffatto, ha una struttura imprenditoriale del contraffatto, ha una serie di opifici numerosi diciamo che a Caserta quello che, che eh, ci può essere è il mercato finale perché la vicinanza di Napoli porta a comprare all'ingrosso a Napoli o nella provincia di Napoli la e zona nord è grigia diciamo così su poi c'è quella zona dell'Agro Aversano che confina col Napoletano siccome anche lì ci sono dei settori merceologici molto avanzati artigianali, penso ai calzaturifici, al tessile è chiaro che il rischio c'è anche lì però diciamo per la gran parte la provenienza della merce è dell'area napoletana, se non di importazione per la merce come, come low cost, no? le Nike, le, le scarpe da ginnastica. Oh, è un mercato di vendita quello casertano. E qui c'è un, un problema che è quello che ha detto lei. Lei l'ha riferito alle signore perché comprano i capi delle griffe di moda, la I borsa, i ma soprattutto i giovani. Uh, quello che manca è proprio lo, lo, la, cultura, la me. cultura della legalità e il consumo critico cioè comprare dall'abusivo per strada un po' tutto e per risparmiare non guardare in faccia alla qualità del materiale che compriamo, non solo alla qualità, ma proprio alla filiera completamente illegale che c'è dietro, eh, è un po' de deprimente, diciamo. Uh, diciamo. Noi stiamo facendo un'opera, un po' tutte le forze di polizia, di educazione alla legalità nelle scuole. È chiaro che quando il giovane vive una situazione familiare dove... Le, le risorse sono poche e pur di avere quella maglietta o quella scarpa ai piedi perché è un fattore di moda umanamente è comprensibile umanamente è comprensibile tutto però diciamo vanno messi nella condizione di scegliere eh, eh, coscientemente l'acquisto cioè bisogna spiegare ai giovani cosa alimenta quel tipo di acquisto ecco, che secondo me la percezione non è proprio chiara a questo proposito anticipo un dato che nei prossimi giorni poi daremo proprio perché è stato firmato questo patto interministeriale per la terra dei fuochi a novembre 2018 con il Mise abbiamo deciso di metterci in campo anche noi come Guardia di Finanza sia a Napoli, in tutta la regione veramente, nella ricerca di quegli opifici ci siamo concentrati proprio per la contraffazione sul tessile e il calzaturiero, che potrebbero generare quegli scarti che poi danno origine all'abbandono dei rifiuti e ai roghi. Ebbene, eh, noi abbiamo oh, fatto un'opera, uno sforzo molto forte nel mese di febbraio e marzo, abbiamo controllato tantissime attività e posso dire che il risultato non è aver trovato l'opificio che fa il contraffatto, ma aver trovato... Un eh, sistema imprenditoriale che si basa su delle piccole opifici artigianali completamente in nero o in gran parte che utilizzano manodopera in nero. Quindi c'è anche questa. Un'altissima percentuale. Allora, le, le violazioni più alte che troviamo, ma quasi con regolarità, in certe zone sono lavoratori in nero, eh, mancata autorizzazione ambientale, in mancata. Locali. A, a, diciamo, allestimento del locale ai fini sia ambientali che di prevenzione eh, incendio e eh, anche della sicurezza dei lavoratori e, e quindi questo alimenta una filiera illegale di produzione ma anche di smaltimento del, degli scarti. Quindi la contraffazione sia sì un problema però va visto in un problema più ampio di sommerso d'azienda e di lavoro che purtroppo è una piaga di, di questi territori. Certo. A breve daremo dei risultati che dimostrano come in alta percentuale le, le micro imprese per stare sul mercato o per come dire, abbattere in, una, in un cane che si morde la coda, abbattere i prezzi per ritagliarsi una fetta del mercato, eh, arriviamo a delle produzioni veramente in maniera improvvisata e illegale e molte volte anche pericolosa. E eh certo, eh, ma così è, ma il fatto è che se ce ne sono tante vuol dire che la richiesta è alta. Che tanta, la domanda è alta, è eh, questo, sì. E la richiesta esatto. è alta, quindi è un fattore culturale. Sì, sì. noi eh, siamo partiti per esempio da altri settori, falegnamerie, autocarrozzerie, lavaggi, eccetera. cioè se il modus vivendi è tale che io qualsiasi problema della vita familiare lo risolvo trovando l'abusivo che mi dimezza il prezzo o mi abbassa il prezzo. È, 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 chiaro, è chiaro che io, continua io... ad alimentare un percorso di illegalità non c'è niente da fare solo per dare eh, qualche dato eh, che sicuramente ora sarà superato perché sì. sono passati io li ho presi eh, sì. per l'anno nuovo a fine anno 192 eh, dalla Guardia di Finanza eh, 192 effettuati 192 sequestri di merce contraffatta 49.000 articoli falsi sequestrati sì. 93 soggetti denunciati questi sono già superati perché sono passati due o sì. tre mesi non sì, sono ma aggiornato. sono piccoli numeri questi que eh. Eh, piccoli eh, numeri perché già sono perché cavanti, noi abbiamo eh. fatto un lavoro eh. Come dire, forse più. Ma noi ma parlo di tutte le forze polizia perché poi è un coordinamento interforze che abbiamo un ottimo rapporto tra di noi che ci permette di lavorare in maniera sinergica. Però abbiamo fatto il lavoro, tra virgolette, più sporco, cioè sulla strada, le piazze di vendita su Caserta, su Aversa, i mercati, eh. abbiamo fatto quelle dove non si fanno i grossi numeri ma si fa presidio per il decoro e la sicurezza urbana d'accordo col quest'ore eh, coordinati dalla prefettura noi spesso ci siamo detti oggi vado io domani andrai tu ci dividiamo i compiti ognuno con le sue specializzazioni ma quello che stiamo cercando di fare pur nella ristrettezza delle risorse perché, se avessimo più risorse potremmo fare molto di più, però, è, pres è il presidio del territorio per far capire che il ci siamo e che l'illegalità non può prendersi pure Passare. la piazza dentro al quartiere residenziale, non si può prendere le strade, non si può prendere la viabilità, non si può prendere i luoghi di eh, socialità certamente eh, colonnello i roghi, eh, parlando di roghi ci sono anche i roghi provocati dalla, dalla cosiddetta monnezza che è qui I nel rifiuti. nostro i rifiuti ho, i rifiuti solidi urbani volgarmente detta monnezza, che continua ad essere ricchezza, tant'è che adesso il business è cambiato: l'immondizia alla monnezza non va più uh, dal nord al sud, ma si è invertita la rotta da sud a nord. Tant'è che la Guardia di Finanza, vostri fratelli sì. di Vicenza, sì. hanno scoperto in un capannone uh, dismesso di una banca e se ne sono accorti solo per il cattivo odore che doveva essere un olezzo particolare. Eh, e c'erano delle balle delle, de, eh, delle balle, 600 balle di eh, monnezza sigillata eh, provenienti da Caserta e da Napoli Dici, come si fa a sapere che è da Caserta e da Napoli? perché eh, dal, dal, eh, diciamo, si apre, si vede e eh, quindi voi se volete palloni, essere visto in televisione, eh, eh, c'erano eh, i palloni del, Napoli, eh, eh, palloni del Napoli a Vicenza eh, sono quindi, pochi di tifosi ecco, napoletani comunque le carte eh, non tutti noi abbiamo gli inceneritori come negli uffici a casa eh, Strappate bene, eh, nome e cognome, tante volte arrivano le bollette, poi uno dice: oh, Vabbè, ho pagato tu tu, e, e, e getta, non si fa mai, si deve eh, cambiare, fare, diciamo, cestinare bene. Ecco, Chi li, eh, dunque, chi li aveva messi? Queste balle, non si sa allora, che fine avrebbero fatto. Di sicuro hanno cambiato rotta. Quindi, eh, da adesso da, è una specie di vendetta: da sud andiamo al nord. Ce ne hanno mandato per anni, da nord a sud, è andato. e l'aveva detto già il, il procuratore generale di Milano, Roberto Alfonso, all sempre all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Non perché io ripeta sempre la stessa cosa: l'anno giudiziario, eh c'è certo, cioè in, in tutte le corti le... d'appello d'Italia certo. e anche a Milano c'è stata e lui aveva detto qua ci sono dei roghi ci deve essere una mano unica dietro, una regia unica sì. perché il fatto sta che in Lombardia c'è questo sì. susseguirsi di roghi e si sta inquinando l'aria è giusto così quindi il nuovo business è non eh, nord-sud ma sud-nord diciamo e mh... perché questo? perché si alleggerisce il, i depositi legali Come allora perché? il discorso perché si fa? Eh, eh, diciamo è molto, è molto da fare, è molto ampio, però non è questa la sede né io ho le competenze per capire il tutto. Quello che posso dire da quella che è l'attività eh, diciamo, investigativa nostra, ma anche così dagli approfondimenti di analisi che stiamo svolgendo: innanzitutto che il business dei rifiuti è sempre stato oggetto delle attenzioni della criminalità, perché muove tanti soldi. Uh, in particolare in questo stato uh, del territorio diventa anche strategico perché gli impianti sono pochi, gli operatori sono pochi, quindi qualsiasi cosa rischia di creare un problema uh, di servizio pubblico e quindi diciamo oh, gli enti pubblici tutto vogliono meno che rimanga l'immondizia per strada quindi pur di scongiurare questa eventualità come dire anche lì torniamo al discorso di prima eh, non vanno per il sottile nel trattare con il privato no? eh, è storia recente delle interdittive antimafia che hanno colpito raccoglitori, depositi impianti di lavorazione quindi vuol dire che un campanello di allarme forte c'è. L'altra cosa che è evidente è che se io trovo dei rifiuti abbandonati, significa che sono usciti da tutto quel sistema di tracciabilità che è stato impiantato normativamente proprio per tracciare il rifiuto dalla, da quando si crea fino certo. alla fine. Quindi c'è una falla nel sistema assolutamente, c'è una falla. E se io Butto quei rifiuti lì significa che non li ho trattati come devono essere trattati perché, se no, come diceva lei, sono un, una risorsa economica. Perché il, il riciclo dei rifiuti significa soldi: soldi dai consorsi di filiera che pagano per fare una differenziata molto più spinta, soldi dai produttori che riprendono la materia prima eh, e soldi dagli enti locali che pagano la lavorazione. Quindi, se una parte viene Abbandonata e si cerca il primo capannone al nord dove buttare dentro la roba. Significa che ce n'ho talmente tanta di roba che devo smaltire illegalmente perché è uscita dal circuito legale e quindi significa che il sistema della raccolta, stoccaggio e trasformazione non funziona. Non funziona, poi l'abbiamo visto: eh, i siti di stoccaggio spesso sono costretti a. a, a, a accettare più materiale di quanto siano autorizzati a trattare, quindi vanno in affanno, non c'è un ciclo che, è, che garantisca la linea, linearità del trattamento e quindi si creano Perciò queste situazioni. Perciò, Costa diceva che bisogna eh, diciamo, vedere questi siti di stoccaggio eh, essere presidiati non per militarizzarli, ma per sapere quanto c'è di materiale dentro. Adesso diciamo, le istituzioni che se ne stanno occupando sono diverse, sono eh. diverse e noi abbiamo la fortuna cioè la fortuna, la sfortuna Vabbè. di essere in un territorio molto attenzionato, anche perché c'è il commissario governativo per la terra, l'incaricato governativo per la terra dei fuochi, la prefettura, eh, avete visto. Uh, quante uh, le istituzioni che si sono mosse quando ci sono sette stati gli incendi, i sette ministri sono venuti a Caserta, noi facciamo una piccola parte in un, in un meccanismo molto più ampio che si sta muovendo, io sono sicuro che insomma, si nel riuscirà. breve periodo... Verranno fuori delle, dei risultati perché voglio dire, questo tipo di illegalità non rimarrà impunita perché è un'illegalità che incide sul, su sul. tutto, su tutto. Esatto, ehm. sul livello di vita, sulla qualità di vita dei cittadini, sulle casse dei comuni e sul territorio in generale che già è stato martoriato in passato e, 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 non, e va, va presidiato assolutamente. È una priorità di tutte le forze di polizia. Sì, 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 è vero. Uh, Colonello, l'evasione fiscale è a massimi livelli e lo ha detto anche il procuratore di Milano questo Francesco Greco che è omonimo di Francesco Greco, sì. bravissimo di Napoli Nord, che, salutiamo che noi salutiamo eh, con salutiamo. affetto e io aspetto sempre qua, <ride> eh, è bravissimo eh, dunque mh, Francesco Greco invece quello di Milano eh, è intervenuto in un convegno ha, fatto una, ha stilato una specie eh, di, mh, di elenco, al primo posto per la visione fiscale il Piemonte secondo Emilia Romagna a Milano però si è creato quel circolo virtuoso quella collaborazione volontaria tra Procuro, Guardi di Finanza, Agenzie delle Entrate e Commercialisti. Ecco, una collaborazione volontaria che serve al cittadino per mettersi, diciamo, eh, si direbbe a Roma, in paro, eh, cioè, eh, cioè legalmente con far pace con il fisco. Insomma. Sì. Qua c'è questa collaborazione volontaria tra Procuro, Guardi di Finanza, Agenzie delle Entrate e Commercialisti? Diciamo che allora, sicuramente c'è un'ottima un collaborazione e coordinamento tra noi, la Procura e l'Agenzia delle Entrate. Tant'è vero che abbiamo un protocollo eh, ormai collaudato di operativo, ma al di là del protocollo ci sono costanti contatti e rapporti tra i vertici delle varie amministrazioni. Diciamo che. C'è una fetta di contribuente che sbaglia inconsapevolmente, amministrativamente, cioè errori, chiunque può sbagliare la dichiarazione dei redditi, chiunque può interpretare una norma, anche perché le norme fiscali non è che siano come dire, il massimo della chiarezza per il cittadino qualunque. Quindi anche il piccolo imprenditore e infatti l'Agenzia delle Entrate secondo me ha ben ragione, ha iniziato un'opera di comunicazione, cioè un invito alla compliance, dicono, cioè un invito a regolarizzare le proprie posizioni per degli errori che si presume fatti in buona fede. E su questo noi assolutamente siamo come Una dire mano. non solo agevoliamo, perché eh, non è certo quello il nostro target eh, criminale che deve meritare l'attenzione di un corpo di polizia militare che è presente sul territorio. Che c'ha da, da fare cose ben più <ride> gravi. Eh, gravi. E quindi diciamo ben venga questa opera di, di. di poi, però. Non dimentichiamoci che c'è quella, quella zona invece nera criminale che insomma, la compliance eh, eh, come dire, non, non, è, non è permeabile a queste iniziative di, di accompagnamento verso la legalità. Ma lei, quello che ha detto lei è giustissimo: le norme sono difficili e, come diceva Cantone, quando le norme sono difficili, più, là più facilmente si insidua il malaffare. Ah beh certo, dicevamo prima, no? Avere eh. i professionisti che sanno trovare eh. il modo di muoversi all'interno, okay. eh, vabbè, non voglio entrare nei però c'è tutta una dottrina sulla differenza tra l'evasione, l'elusione, l'abuso del diritto e eh, noi. Abbiamo Bisogna una, stare una applicati cultura... applicatissimi. Bisogna studiare, studiare. studiare. Studiare, ormai le forze Ed di polizia curiosi perché lei dice sempre: essere curiosi, curiosi. Non, si, non fermarsi mai. Questo alla lo prima dico cosa. ai miei, miei collaboratori. Motto, La curiosità, suo... andate fino in fondo, fino in fondo fino a non, e non vi fermare. Essere fermate. curiosi. Perché, perché una cosa, motto... una cosa nelle investigazioni, una cosa tira l'altra e questo poi si, quello... si aprono gli scenari. È vero, più è vero. E, è... le indagini di scenario. Le sì, anche perché se ci fermiamo al primo stato ce la prendiamo sempre con i più deboli. Eh certo, è certo, eh, è giusto. Invece noi puntiamo a quelli più forti, a quelli più, più motivati. Eh, che sembrano <ride> forti, ma vabbè. E comunque io invitiamo i cittadini a pagare sempre le tasse perché diceva un procuratore Gai, non so se lei l'ha mai conosciuto, della Procura di Santa Maria Capovete di tanti anni fa, diceva più tasse vadi e più tasse paghi. Ah sì, però voglio dire, al di là dell'aspetto meramente economico... Uh, stare in regola con la normativa di settore e si fare sta. prodotti di qualità, cioè eh, l'imprenditoria certo. sana deve... Operare sul mercato per le proprie capacità pro, eh, sì, professionali, è certo, è certo. produttive, non per gli escamotage che hanno vita breve. Quindi è io certo. dico: se l'imprenditore ha il prodotto giusto, le capacità e sa stare sul mercato, bruciarsi per non pagare le tasse mi sembra ridicolo. Certo. Eh, secondo me dovrebbe eh, invece investire, l'eticità è anche un eh, valore aggiunto. Adesso certo. fanno la filiera delle qualità, della, eh, ma anche eh. l'eticità di impresa è un valore aggiunto, c'è una fetta di mercato. Ah. Prima parlavamo dei giovani del consumo acritico, ma c'è anche una fetta molto selezionata che guarda il prodotto di qualità e guarda l'imprenditore sano. Allora io dico: se uno fa la scelta criminale prima o poi è a suo rischio, ma chi diciamo, deve fare una, investire sulla propria attività la sera va a dormire tranquillo. Eh. E avrà successo anche Non C'è bisogno di camomilla. E quello ci troverà sempre è, dalla sua parte. Così. Noi troveremo sempre certo. un modo, un dialogo e un modo di, è di incontro è quando c'è la buona fede. Certo, il colonnello uh, Mercatigli raccomanda ai cittadini di non usare la benzina, quella benzina non logo, le pompe bianche. No, no, che no, 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 attenzione, lì, non no. diamo un messaggio sbagliato. No, eh, no, no, perché sennò quelle mi Quelle che dire... costano poco? No. No, 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 assolutamente, questi sono imprenditori che stanno sul mercato come quelli con sì, le marche più... Però dice che fa male no. al motore si rompono no, i motori. No, 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 non mi faccio caso... Cose... No, 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 le pompe no, funzionano... bianche... Ah, hanno la... No, no, però. Le pompe bianche si chiamano pompe bianche, quelle che non sono delle grandi eh, diciamo, loghi dei, dei eh. petrolieri. Però, certo. detto questo, non è questo il problema. La benzina. Il è... problema, cos... la benzina come qualsiasi... Eh, merce eh. quando costa troppo poco rispetto alla media del mercato È Bisogna chiedersi come fa quell'imprenditore a dare quel servizio a quei costi. Spesso e volentieri, questo è un indice di pericolosità nostra, cioè il consumatore deve sapere che quel costo può venire da comportamenti devianti, che possono essere i risparmio che ne so, sul lavoro nero. Allora dice, vabbè, a me la benzina, la qualità della benzina, però può essere pure che si risparmia sull'acquisto del carburante. Comprando carburante di contrabbando che Evasione d'imposta Evasione d'imposta, le accise, l'IVA E soprattutto un carburante non qualitativamente controllato no, Cioè, Non lo dico io che delle volte i cani non si fermano perché i filtri si intasano no? Non lo dico io che a volte no, no. le macchine si fermano perché c'è l'acqua miscelata Però non si può generalizzare le pompe no. bianche o le cose Le pompe no. bianche... Uh, diciamo, uh, sono operatori commerciali di impresa che stanno sul mercato bisogna voi avete attenti... controllato però sono risultati irregolari 15 eh, sì. impianti su 19 eh, sì. qualcuno eh. diciamo, abbatte i costi in maniera illegale eh. quello però tutti eh. Eh. bisogna stare attenti cioè, quel, il messaggio che si deve dare è che il prezzo non può essere l'unico motore dell'economia oh. L'imprenditore le... ha tante altre uh, appeal, che è la qualità, il servizio, uh, tante cose. Insomma, no? Eh no, Se no. il prezzo fosse sempre l'unico motore di tutto, i ristoranti costosi non ci dovrebbe andare nessuno, le cose più uh, qualitativamente più no. uh, ricercate eh. non le dovrebbe comprare nessuno. E invece oltre all'aspetto psicologico che dà la qualità c'è anche un aspetto... Allora, il messaggio... Si diceva no, chi spende di più spende meno ma, 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 poi alla me, fine, eh, perché... Eh. Allora, queste. possono comprare queste, queste, questa benzina? Io non sono nessuno per dire cosa si può comprare no, e cosa no, non, non si, si può si comprare. No, io dico, non consiglio. vi fate sempre tentare eh. dal prezzo, cercate pure di domandarvi qualcos'altro. Eh. Ecco, ecco, questo questo è un detto. consiglio di ordine generale. A, a proposito, fa il, no, il a il proposito di questo fatto del, ah. del costo poco e vuol dire sì. che eh, la qualità è poca, andiamo al cont contrabbando di sigarette. Questa è un'altra sì, cosa, eh, eh, e dunque, la Guardia di Finanza eh, di Caserta eh, eh, con il colonnello Mercatini è eh, avamposto nazionale nel traffico no, 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 di sigarette. No. No, sì, no, sì, no, sì. No, sì. No. Perché da quando i, 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 come si I contrabbandieri ci sanno abbiamo, che ci sta, lei, ha... hanno cambiato i depositi, no, invece no, di tenerli no. al sud, adesso sono tutti al nord. Non, no, non, diciamo, è non diciamo Noi siamo, non. siamo stati eh, fortunati in diverse attività del nucleo, soprattutto anche dei reparti territoriali, a intercettare dei carichi che per lo più vanno a Napoli. Ecco. nell'area napoletana però noi siamo come dire sulla rotta di passaggio eh certo. quindi diciamo, l'occhio sveglio delle pattuglie delle volte fa sì che riusciamo a intercettarne qualcuno eh certamente eh, il prezzo oscilla delle sigarette 2,90 e 3,50 a pacchetto che sarebbe quasi la metà o insomma, di quelle del monopolio di Stato ma mm. quelle del monopolio di Stato comunque c'è la testa di morto mi pare e fanno male no? c'è nuoce alla salute queste nuociono ancora... Eh, di più, i mezzi usati diciamo, non sono più le, le barche, le, i, mo, i motoscafi, non vengono più per mare, vengono per terra per, con macchine piccole, con camion piccoli per eludere meglio i controlli e poi non sono mai di proprietà dei contrabbandieri, mi pare che siano a noleggio in modo che se li fermate eh, loro dimostrano che l'hanno noleggiato l'agenzia. La, la, allo scuro di tutto, quindi si dissequestra subito la cosa. È importante eh, tenere d'occhio questo contrabbando delle sigarette, come fa lei? Perché si intreccia con altri, altri traffici, delle come armi, no, della come droga. No, come no, come no? Il allora, eh, contrabbando di sigarette è un mercato fiorente, qui lo sappiamo. Per la tornare alla tragica, qualità del prodotto, tragica. oltre le chip white che sono sigarette prodotte fuori dall'Unione dall dall Europea e quindi che hanno delle qualità proprio chimiche organolettiche diverse da quelle che sono ammesse sul territorio. Non, quindi diciamo già è un prodotto non certificato. Ma abbiamo scoperto che molti carichi che abbiamo fermato, eh, porta pure la parte di questo carico che aveva le marche diciamo, più famose erano contraffatte, sigarette contraffatte. Quindi se noi anche lì abbandoniamo il tabaccaio che apre tutte le mattine sotto casa che aspetta a noi che compriamo le sigarette e ce le andiamo a comprare al banchino, troviamo magari lo stesso pacchetto, però non siamo certi che siano quelle, neanche che siano proprio l'etichetta che compriamo. Questo possiamo dire, il colonnello Mercati dice di comprare tante quantità di sigarette contraffatte. Cioè voi pensate Sono di fumare pericolone. quel tipo di marca e fumate tutt'altro. E tu fumate tutt'altro. Oh. Eh, dunque abbiamo detto... Uh, Fa sempre male il fumo, eh, però almeno eh, diciamo... C'è scritto di, lì, c'è scritto. Eh. Dunque, eh, si intreccia anche con il traffico di armi e di droga. Parlando di droga, oggi la droga si compra anche sul web con la, con la moneta virtuale, il, come si dice, il bitcoin, mi pare. Mm. Mm? Sì. Eh, sì, ma il bitcoin è un, eh, pericoloso perché non... Eh, c'è diciamo, tracciabilità. Non c'è tracciabilità, mm. non si capisce questo pacco di droga, mm. diciamo così, da dove parte a dove, mm. dove arriva. perché tutte le norme che, sono a, sì. diciamo, che seguono i circuiti finanziari mm. e bancari sì. e a livello europeo c'è mi pare a livello europeo perché chi usa il bitcoin deve dare le generalità. C'è una piattaforma è, è un po' complicata. fuori dell'Europa che non c'è questo il controllo. Il problema è questo che il bitcoin è una modalità di transazione finanziaria tramite compensazioni quindi eh. non c'è materialmente lo spostamento della somma di denaro. Sì. Si creano delle, dei conti come i conti di gioco che poi si compensano a seconda delle transazioni, ma non è che si usa solo per la droga, cioè. È un modo per pagare qualsiasi attività Vabbè, illecita. Abbiamo, diciamo. Stavamo parlando ah. di... No, per dire, di questo traffico? Sì, sì. La droga, per ritornare al fatto che tante volte le attività criminali si sovrappongono, quindi chi fa il contrabbando di sigarette, nel momento in cui le sigarette dovessero non essere più il motore economico, farà contraffazione, poi comincia a vendere droga. Poi... Chi, vive feuta, di feuta delitti, chi vive di delitto. Chi eh, vive di delitto vive di quello, di illegalità e anche nell'illegalità. C'è un continuo trasformarsi del business eh, come controllo di droga? Come co, come va? Come controllo di droga? Allora, eh, sempre per ritornare. È pericoloso. Questo momento eh. c'è l'eroina sì, che sì, torna, l'eroina sì, sintetica sì, sì, che è cento volte, mille sì, volte sì, più sì. pesante di quella di un tempo. Che sì, già poi quelle, quelle scarti di lavorazione dell'eroina che si fuma, che è, la, è pericolosissima la... sia inalata che iniettata. Sì, ma... Eh, noi dobbiamo stare attenti diciamo, perché c'è Castel Volturno, lì c'è la mafia nigeriana, c'è una costola della mafia nigeriana, i viking mi pare si chiamino, che, che insomma allora, portano questa eh, droga. Sulla droga forse non siamo eh, l'interlocutore diciamo, di più alto impatto, perché noi come Guardia di Finanza ci occupiamo di traffico di droga, Ehi. cioè eh, soprattutto traffico internazionale, soprattutto tramite porti eh, frontiere. E quindi eh, lo vede dai telegiornali nazionali quando eh, abbiamo la collaborazione internazionale, per cui apriamo i container nei porti, fermiamo i tir che entrano nella frontiera. Eh, diciamo che a livello invece locale dello spaccio, della piazza di spaccio, diciamo, noi diamo supporto alle altre forze di polizia che con maggiore incisività fanno investigazioni in tal senso. Abbiamo però una squadretta che si occupa anche di questo, abbiamo fatto un, qualche tempo fa una bella operazione con l'Albania, con Marcianisi, abbiamo i cinofili che fanno non sì, solo l'attività... Sì, sì, abbiamo che la avete voi? Abbiamo un Labrador e un pastore. Un pastore il videsico. Labrador dice che sono fenomenali. Sì, è molto bravo infatti. Io non li seguo molto da vicino perché sono a c'è. Eh, però loro fanno non solo l'aspetto eh, diciamo, di controlli nostri su strada, sul territorio, ma fanno molta attività di, a rinforzo delle altre forze di polizia e fanno anche molta attività di educazione alla legalità sulla scuola. Che è importantissimo anche questo. Sono era... bravissimo. Adesso non ricordo se eh. era abbinato al, ai carabinieri, alla polizia o a voi, ma insomma, dei cani avevano scoperto oh, proprio all'aeroporto della droga. Sì, sì, no. Capita a da... odori forti, <ride> sì, sì, eh, pecorino, queste cose così. Poi però sono sì, stati sì, capaci sì. di togliere. Sì, Dunque, è um, l'ultima domanda, sì, eh? così è più felice. Ottimo. Dunque, racket ed usura sono due reati difficilmente estirparvi e insistono molto sul nostro territorio perché, sul nostro territorio dobbiamo dire eh. la verità, c'è molta omertà. Eh. Sì. L'umertà lo diciamo sempre, io lo ripeto sempre: non, non è solo un fattore criminale, è omertoso, può essere anche se un cittadino che si gira dall'altra parte, come quel bambino che è stato massacrato di Bondi. E ucciso quello eh, di sette anni eh, ucciso dal convivente della mamma. Eh, I vicini avranno sentito qualche cosa, quindi bisogna finire di essere omertosi, eh, vero è che anche la Vrassi eh, per accedere al fondo eh, previsto dal Comitato mh, per racket e Usura. Sì. Il fondo sì. è molto faraginoso e molto insomma un poco lungo. L'ha detto anche Luigi Gaetti, sottosegretario agli interni, che è andato eh, sia dal Provesto. Sì, però l'ha detto dando atto invece che è stata molto... Sì, sì. È Io importante. devo dire invece che c'è... Eh, Però ha detto si farà di più perché dice che adesso sta eh, di più. si verrà messa in circolazione una norma, eh, una norma per cui ci sarà un tutor che assisterà questi vessati, sì. questi imprenditori che continuano sì. a non denunciare sì. e invece se si fidassero potrebbero essere aiutati da questo tutor. Oltretutto questi vessati eh, eh, non dovrebbero pagare il mutuo mi pare bloccato il mutuo e, e anche le tasse sì. quindi non potete voi prendere questi qua eh, dice tu non hai pagato l'evasione fiscale tenete conto che questi già sono vessati anche e non fare. anche su questo c'è un'esperienza particolare ce l'ha? sì però non persona. è di questo territorio ah, no, no, in un, un altro territorio e che è. non identificherò ma ad alta presenza Ehi. criminale Feci un'indagine in cui l'imprenditore simulò il racket per non pagare le tasse, però attenzione: lì c'è la norma che prevede la sospensione degli obblighi tributari di versamento. Perché? Perché naturalmente l'azienda che è stata già tartassata o, o diciamo, estorta dal, dal, da questa criminalità, ovvero sotto usura. Il suo problema principale è la liquidità, figuriamoci eh. se ha la liquidità per pagare e le imposte. Quindi questo ovviamente no, fatto l'inverso. No, però la legge è strutturata proprio per non togliergli la liquidità, quindi eh. cosa fa? Si dà la sospensione dal pagamento, dal pagamento delle imposte. Invece questo aveva pensato bene di non fare più le dichiarazioni, non fa fatture, non fa niente perché aveva la copertura del, che era avessato eh, dal, dal racket. Anche lì capiamo che... Eh, diciamo, quando ci sono benefici bisogna, pubblici eh, bisogna, bisogna sempre piano. Sì, forse bisogna... il tutor serve per capire pure la bontà di tante eh. segnalazioni però voglio dire era un territorio completamente diverso invece qui posso dire che sia per l'usura che il racket ci siamo confrontati in, in prefettura anche tutte le forze di polizia secondo noi è un fenomeno un po' sommerso, eh, sottostimato perché la gente non, 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 non denuncia, non racconta, non denuncia. Eh, lo vede anche lì come. Ha paura. Sì, ha paura, forse ha paura, ma a delle volte eh, si inizia sempre con l'interesse. Quando parlo del prezzo dell'acquisto la via facile ottenere i soldi facili pensare che tutto è così semplice poi ci porta a entrare in certi percorsi dove poi ci troviamo in un mondo molto più grande di noi e delle volte questo ci spaventa e non ci abbiamo il coraggio di affrontare quel mondo lì eh certo. e quindi pensavamo anche di creare un punto di ascolto però diciamo il lavoro da fare su questo ancora... Anticamente, tanti anni fa ci fu è un pulmonino. sì. sì, sì. Il pulmino usura, della Camera di che girava, sì. ma non ebbe, tanto successo. non ebbe tanto successo proprio perché non c'è l'humus culturale eh, ancora forse È bisogna, Sì, bisogna che la collettività acquisisca un po' più di fiducia nelle istituzioni che si occupano di questa materia. E eh, certamente. Comunque noi per esempio abbiamo fatto una bella operazione a Tessata Versa dove c'era un promotore finanziario molto famoso che raccoglieva soldi su investimenti, lì è un po' diverso ma chi era quello là che fe... no, era nomi, fi... no, però non dico... voglio fare i particolari eh... ma era quello che interpretava tanti ruoli, uno una volta era magistrato una volta era finanziere la vita è tutto un palcoscenico eh, sì, eh, sì, qui si è un e siamo tutti attori eh, è giusto sì. però ce n'era uno che interpretava tante vite una sì, volta sì. era un magistrato sì, una volta sì. un funzionario sì, e questo che cosa faceva? Chiedeva crediti di denaro posto per. i Ah, sì, 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 eh. sì. No, questo è un phishing, cioè, ah, no, no, è no, un'altra cosa. Questo invece no. è un operatore che eh, eh, prometteva dei ritorni finanziari molto alti agli investimenti però i primi li eh, pagava con i soldi de degli altri che gli affidavano i risparmi e fino a creare una montagna di, eh, di suoi fedeli eh, investitori a cui non ha non Ma restituito giù. i soldi no. no niente no però diciamo almeno gli abbiamo sequestrato parte del, del provento e sta in galera in, sì, ca in carcere sì. adesso pare Santa Maria no non sta in no. carcere però insomma al Almeno patrimonialmente gli abbiamo tolto una bella, un bel fabbricato che c'aveva, una eh. bella villona. Eh, eh, beh, eh, beh, bravo. No, un villone, un, una bella palazzina che si era riservato per la sua famiglia. Oh, ho capito allora, Colonnello, io la ringrazio per avermi grazie, concesso l'intervista. Cioè, un sorriso voi. di felicità perché è finita <ride> l'intervista. Perché Colonnello Mercatini non, non è tanto diciamo così che eh, eh, a lui non piacciono tanto le interviste, però eh, devo dire la verità che sempre che gliele abbiamo fatte e eh, sono andate. Sono... A essere, è la terza, è se, la li terza conta, se, se li conta, se li conta, se ne conta. Io per omaggiarla le dedico questo aforisma che ah, vede lei. Sono lei venuto a si, io. Rilassi, ah. si rilassi. Bravo. Allora, dunque, questo aforismo recita così: a piedi cammino in macchina viaggio in moto sogno. Perché ah, questo è il calzante. Eh? Eh, è il calzante in moto sogno, ecco perché questo aforisma, secondo lei? Non lo so, non l'ho capito. Ma come non l'ha capito? È un omaggio a lei che lui, il colonnello Mercatini no, è un No, vabbè, andiamo pure su, un No, è un no. centauro, volevo farle gli auguri. No, è che, ottimo, eh, ottimo, ho apprezzato. e eh, Si vede, sì. eh, si vede sì. eh, moltissimo. Allora io la ringrazio voi, eh, per l'onore e per averci io. inserito nella sua agenda lavorativa. Complimenti Sempre e, un piacere. Auguri. Alla prossima. Arrivederci, arrivederci a voi. Arrivederci a tutti.